Massimo Attardi, un marito che ha perso sua moglie, un uomo solo, senza più alcuna ragione per vivere. Ho amato una donna e non l'ho mai toccata. Non volevo reagire in quel modo, ti chiedo scusa. Ogni tanto la rabbia torna a farsi viva ed io non riesco a controllarmi. Com'è successo? È stata uccisa. Il suo viso dolce e innocente è stato sfigurato in una notte fredda di gennaio. Erano anni che davamo la caccia a quel criminale. Riusciva sempre a farla franca. Qualche passo in più e a quest'ora Chiara sarebbe ancora viva. Stava facendo la spesa. Mi aveva comprato i biscotti al miele che a me piacevano tanto. È stata accoltellata, senza alcun motivo. È rimasta lì, sul ciglio della strada, immobile, con tutto il sangue sulla faccia. In tribunale volevo solo urlare ergastolo, ma la giustizia non è mai dalla tua parte. E io, che fino a quel momento avevo onorato le istituzioni, ero stato ingannato. Quel bastardo fu rilasciato per mancanza di prove e al suo posto incolparono me